Ciao ragazzi, questa settimana è già volata, sì, anche per colpa sua, e io sono pronto a dirvi cosa ne penso della nuovissima Nintendo Switch. Vi ricordo che fino al suo unboxing erano passati svariati anni dall'ultima volta che mettevo le mani su di una console, ma soprattutto che io non sono un gamer, per questo motivo probabilmente molti aspetti del gaming moderno mi saranno del tutto oscuri, ma rimane il fatto che era da tanto tempo che le console non riuscivano ad attirare la mia attenzione, e la Switch l'ha fatto. Come ho già detto nel precedente Focus, che ho pubblicato nei giorni scorsi e a cui rimando se siete interessati ad approfondire tutti i dettagli tecnici e ad avere una panoramica sul sistema, lo trovate linkato qui in descrizione e nelle schede di questo video, la Switch rende reale e tangibile quell'idea che nel corso del tempo mi ero costruito nel mio immaginario di dispositivo in grado di farmi riavvicinare al mondo dei videogame. Il concept attorno al quale essa è stata disegnata è quello di giocare ovunque, in qualsiasi momento e con chi si vuole, frase ad effetto che funziona meglio, come spesso accade, in inglese: anywhere, anytime and with anyone, già quella triplice A che viene proposta come indice di qualità o di importanza. Con la Switch avremo a disposizione una console portatile o una console casalinga da sfruttare in qualsiasi momento del giorno, in qualsiasi condizione, posizione e con un numero anche elevato di amici. Il fatto che tutta la componentistica sia concentrata nel modulo core, il tablet, fa sì che anche in mobilità avremo con noi la stessa identica console di quando siamo a casa e, poiché i controller sono collegabili e scollegabili da essa, potremo utilizzarli a mo' di gamepad standard, separati tra loro in modo indipendente oppure condividerli con altre persone. Il multiplayer in locale non si limita a questo però, fino ad 8 console, o 10 in alcuni casi specifici, possono essere connesse tra loro per dar vita a mega party offline. Poi ovviamente è sempre possibile andare online e sfidare avversari da tutto il mondo. Piccola nota, per andare online occorre una connessione wifi, o LAN comprando un apposito adattatore per la dock, poiché la console stessa non ha un modulo dati, quindi non possiamo inserire una SIM al suo interno. La molteplicità d'uso è sia fautrice che conseguenza del design stesso della console, ed è questo il punto che personalmente trovo vincente e geniale della Switch. L'ultimo prodotto sfornato da Nintendo è infatti un piccolo gioiellino che sono sicuro farà parlare di sé nei mesi e negli anni a venire. Già solo nel weekend di lancio è stato un successo mondiale, con numeri record per Nintendo in America, Europa e Giappone, addirittura più di quel che fece la Wii, l'ultimo grande successo della casa nipponica. La sua forza è il non andare a mettersi in contrapposizione agli altri player del mercato videoludico. La Switch non è nella stessa lega della Xbox o della PlayStation, poiché quest'ultimi sono fondamentalmente e profondamente diversi da essa. Con la Switch, Nintendo è tornata ad innovare, mettendo assieme quanto sperimentato negli anni con le precedenti console e costruendo un dispositivo unico. Unico non solo nel senso che non c'è nient'altro di uguale sul mercato, ma anche perché unisce in un solo prodotto due mondi separati: quello di chi ama giocare spaparanzato sul divano e chi lo fa fuori casa. Ma quindi sono tutte rose e fiori? Beh, dipende. Dal punto di vista del concept e della costruzione generale, sì, come detto, il concept che c'è dietro è secondo me geniale, e la console è costruita davvero bene, è solida e, nonostante la sua forma modulare, sembra che tutte le componenti combacino perfettamente e rimangano stabili al loro posto. Ad eccezione di qualche caso sollevato in rete, personalmente non ho riscontrato disconnessioni anomale del controller sinistro, soprattutto dopo averne capito il funzionamento a 360 gradi, cioè che una volta riaccesa la console, dopo un lungo periodo di stand-by o spegnimento, può dover essere necessario premere qualche tasto su ogni Joy-Con affinché anch'essi si risveglino. I problemi di disconnessione che sono stati segnalati sembrano essere legati al fatto che il Joy-Con di sinistra abbia un ricevitore e trasmettitore Bluetooth meno potente rispetto a quello del Joy-Con destro, e quindi fondamentalmente non funziona al top a distanze elevate o, se troppo vicino, ad altri apparecchi elettromagnetici. Vedremo come andrà a finire questa storia. Per quanto mi riguarda, ribadisco di non aver avuto problemi al riguardo. L'unica mia sfiga, invece, è quella di aver ricevuto una Switch con un pixel difettoso sul display, cosa che ho notato principalmente quando ho impostato il tema scuro. Il pixel non è bruciato, come si suol dire, ma al contrario rimane fisso su un colore. Fortunatamente, quello stesso pixel non si nota molto in gioco e neanche attivando il tema chiaro, poiché posto in un punto laterale. Però anche qui se ne sono lette di ogni in rete, con utenti che hanno addirittura contattato Nintendo per assistenza, ovviamente negata. Tralasciando il fatto che nel 2017 non mi sarei mai aspettato si verificassero ancora problemi del genere con gli schermi LCD, ho indagato e sembra che esistano classi standard di accettazione dei difetti relativi a pixel e subpixel danneggiati.
La classe 1 prevede che il display non debba avere alcun tipo di difetto, mentre la classe 2 permette fino a 2 pixel bruciati o bloccati su di un colore e fino a 5 subpixel danneggiati. Ogni produttore ha politiche differenti a riguardo e Nintendo evidentemente sta considerando i suoi display appartenenti alla classe 2. Personalmente preferisco tenere la console così, piuttosto che 1. Perdere tutti i progressi dei giochi ottenuti finora, punto su cui tornerò fra poco, 2. Rischiare di avere un'altra console ancora più danneggiata in cambio, e 3. Come detto, non si nota durante l'uso. Parlando proprio di display, posso dirvi che personalmente lo ritengo più che adeguato per quello che deve fare. A differenza di quanto vi avevo detto nel video unboxing, non è in vetro. In realtà è una cosa che si sente anche al tatto, ma sembra che sia fondamentalmente in plastica miscelata a qualche altro materiale, il che non è necessariamente un male. Trattandosi di una console di gioco che magari finisce tra le zampe di un bambino o comunque può cadere, è meglio avere materiali meno fragili rispetto al vetro. La risoluzione 720p su di un 6.2 pollici per un device del genere è più che sufficiente e superiore a qualsiasi altra soluzione gaming mobile presente oggi sul mercato. I colori sono naturali, quindi non carichi come accade con schermi con tecnologia OLED. Possono piacere oppure no, per me ci può anche stare, così anche da rendere meno sparaflescianti e sparaflesciosi titoli come ad esempio quelli di Nintendo stessa, che solitamente sono molto colorati. La luminosità è sufficiente e si vede discretamente anche alla luce del sole. Ho tre appunti da fare. 1. La differenza tra luminosità minima e massima non è così elevata e al buio la console per qualcuno potrà essere troppo luminosa. Il mio consiglio, ma questo vale sempre, è di evitare di usarla al buio completo. 2. L'angolo di visione è sufficiente e in sessioni multiplayer si riesce a vedere ciò che c'è a schermo senza problemi legati ad eventuali posizioni non centrate. 3. Lo schermo è riflettente, il che significa che giocarci sotto una luce molto forte diretta su di esso è praticamente impossibile. Tutto sommato però lo trovo un buon display, a meno che non pensiate di giocarci sotto il sole di luglio a mezzogiorno oppure sotto una lampada in casa diretta su di esso. Io ho applicato la pellicola venduta da Nintendo assieme al case, di cui vi parlerò tra poco, che non è niente di che, però vi consiglio di utilizzare perché, sempre in rete, sono cominciate a circolare voci e immagini di console graffiate a forza di inserire ed estrarre il core dalla dock. E poi appunto, trattandosi di una copertura non in vetro, essa è molto più prone ai graffi, quindi occhio. Il touchscreen riconosce fino a 10 dita e funziona davvero bene, non ho mai avuto particolari problemi nel tappare qui e lì. Il sistema è sempre fluido, con i giochi attuali non ha problemi e tutto gira liscio, anche in situazioni molto complesse dal punto di vista grafico. Memorie e SOC sono all'altezza e soprattutto anche giocandoci per ore non ho mai avuto la sensazione che il device potesse essere diventato caldo. L'audio in modalità portatile è alto, gli speaker nonostante siano posti sul retro restituiscono suoni forti, prediligendo comunque più gli alti che i bassi, e non ho mai avuto l'esigenza di portare la console al massimo volume, anzi. In ogni caso è sempre possibile utilizzare le cuffiette auricolari, peccato per la posizione dell'ingresso per il jack da 3.5, esso è posto nel lato superiore e quindi occorre sistemare il cavo delle cuffie in modo da non farlo incastrare sui comandi oppure mandarlo davanti allo schermo. Anche perché la console non riconosce, almeno al momento, gli auricolari Bluetooth, non c'è altra soluzione quindi se non far passare il cavetto da dietro. Purtroppo in modalità d'uso da tavolo, usare le cuffie è scomodo e soprattutto se avete le console scarica vi sarà impossibile usarla così visto che la porta USB è posta sul fondo. Ma c'è un motivo della posizione della porta proprio qui, la dock. Con una semplice azione è possibile passare dalla modalità portatile, quella casalinga, inserendo il core all'interno della dock. E lo switch è immediato. Certo, tutto dipenderà da quanto impieghi il vostro TV ad attivarsi, però lato console non fa una piega. L'inserimento è favorito dalla presenza di questa incanalatura, che guida la console sempre al punto giusto, e due fori presenti ai lati della porta USB-C aiutano a tenere fermo il dispositivo e a non caricare sulla presa USB presente nella dock. Personalmente trovo la dock perfetta, sì, è forse un po' cheap a vedersi, volendo anche a toccarsi, cosa che però non è che si faccia continuamente, ma quello che deve fare è stare lì in secondo piano ed ospitare e ricaricare la Switch quando è al suo interno, niente più, niente meno. La cosa che adoro è il suo essere piccola e molto mimetica, così da non distrarre lo sguardo dall'azione che c'è sul televisore. Lo sportellino che serve per nascondere i cavi è comodo, ma potevano farlo più spazioso per quanto mi riguarda perché non ho potuto incastrarci dentro il lungo cavo HDMI fornito in dotazione. Comunque, per me il punto fondamentale non è tanto il tempo di passaggio da console portatile a casalinga, come invece si sono divertiti un po' tutti su internet a far vedere nei vari video demo. La cosa fantastica è il poter continuare a giocare da una modalità all'altra senza dover far nulla fondamentalmente, né perdere tempo, né sincronizzare i dati, visto che tutto è contenuto nel core.
A tal proposito, e mi ricollego al punto di prima in cui dicevo di non voler sostituire la console, è importante ricordare che i salvataggi dei giochi, ad oggi, vengono memorizzati nella memoria interna della console e non possono essere trasferiti da nessun'altra parte, né su memoria esterna microSD, né su un ipotetico spazio cloud magari abbinato al nostro account Nintendo, quindi occhio a non perdere la vostra Switch quando siete in giro e a non romperla. Inoltre, i giochi che utilizzate sulla Switch vengono automaticamente collegati ad essa e se in futuro voleste poter utilizzare la stessa game card su altri Switch, dovrete ricordarvi di slinkare il gioco dalla Switch e personalmente non mi è chiaro se si andranno così a perdere salvataggi o altri dati salvati. Le schermate catturate con l'apposito tasto possono invece essere spostate tra memoria interna e microSD oppure condivise sui social network molto rapidamente. Parlando di social, cloud e account Nintendo, personalmente non so come funzionava fino ad oggi con le altre console o come funzioni in sistemi competitor, ma la situazione per la Switch è al momento poco chiara. Da una parte è possibile giocare online ad alcuni titoli, di più tra poco, dall'altra si possono aggiungere contatti alla nostra lista di amici. Ecco, dopo l'applicazione della patch che ha aggiornato SwitchOS, il sistema operativo della console, alla versione 2.0, è ora possibile interagire in qualche modo con altri utenti, ma le uniche cose che potremo fare dalla schermata del nostro profilo saranno andare a vedere chi sia online, a che cosa stia giocando e quali titoli abbia acquistato. Qualsiasi altra operazione come chattare o invitare qualcuno a sfide multiplayer al momento non è possibile farla ed in futuro verranno rilasciate applicazioni companion per smartphone o tablet Android ed iOS dedicate proprio a ciò, quindi esterne alla console stessa. Finché esse non saranno rilasciate non mi esprimo in merito, una cosa che posso dire è che non la trovo una scelta completamente assurda come invece ho più volte letto in giro, ma vi farò sapere di più in merito a tempo debito. Sappiate però che, per adesso, mettervi d'accordo con i vostri amici sarà operazione da fare assolutamente per vie traverse. Per aggiungere qualcuno alla lista dei vostri amici avrete al momento 5 possibilità: accettare eventuali richieste già ricevute da altri utenti, inserire il codice di 12 cifre abbinato all'utente che volete aggiungere e che avrete recuperato, da qualche altra parte, richiedere l'amicizia a coloro con i quali avete giocato in multiplayer di recente, aggiungere altri utenti presenti nelle vicinanze, oppure richiedere l'amicizia ad un avversario con il quale avete interagito di recente in giochi per iOS o Android sviluppati da Nintendo come Super Mario Run. Si spera che presto Nintendo implementi il riconoscimento per nickname oppure con link rapidi via web per aggiungere i vostri amici. In ogni caso, quello che vedete in queste schermate è il mio codice utente. Se volete aggiungermi, è questo. Volevo segnalare che ho letto più volte di antenne scarse per quanto riguarda il Wi-Fi. Personalmente non ho mai avuto problemi di connessione o perdita del segnale, ma probabilmente dipende molto da tanti fattori. Nel mio caso non ho grandi ostacoli tra il router e praticamente qualsiasi punto di casa, ed è vero che ogni tanto l'indicatore del segnale Wi-Fi si muove dalla massima copertura a una copertura con meno tacchette, ma potrebbe semplicemente trattarsi di un bug software o una scelta grafica. Non so, allo stesso modo, come già detto, mi ripeto, non ho mai verificato di sconnessione dei controller dal core, quindi per quel che mi riguarda tutto il reparto antenne funziona perfettamente. Tornando alla mobilità, come si comporta la batteria? Dipende davvero tanto dal gioco in uso. Al momento io ho soltanto Zelda ed ho scaricato la demo di Snipper Clips. Con Zelda la batteria va dal 100% allo 0% in circa 3 ore, o anche meno se aumentate la luminosità al massimo. Potete mettere la console in modalità aeroplano e abbassare la luminosità per avere qualche minuto di gioco in più, ma rimane il fatto che con titoli onerosi, impegnativi, non si andrà oltre le 2 ore e mezza o 3. Con titoli poco esosi, Nintendo afferma che è possibile toccare le 6 ore. Vedremo quando arriveranno e li avrò sotto mano. Per ricaricarsi completamente la Switch impiega circa 3 ore e mezza se è spenta e collegata al caricatore. Quando è accesa ovviamente ci può volere di più, ma sappiate che in modalità dock l'alimentatore eroga corrente a 15V a 2.6A, mentre se collegato direttamente alla console raggiunge i 5V a 1.5A, quindi chiaramente i tempi di ricarica possono variare. I Joy-Con vanno ricaricati connessi al core oppure acquistando degli appositi strumenti a parte. Una cosa che ho notato è che, e sembra succeda a pochi, la console consumi un pochino di carica se tenuta spenta per diverse ore. Ma quando dico spenta, intendo proprio spenta del tutto e non in modalità standby. Per spegnere la console, infatti, si può o abilitare lo sleep mode, la modalità standby, che non chiude i giochi né stacca i dati, infatti si continuano a ricevere aggiornamenti software, oppure continua il download dei giochi acquistati sulle shop ed è utile per chi ha connessioni lente ed ovviamente consente di riutilizzare console e giochi al volo. Oppure è possibile premere a lungo il tasto power e, dal menu che appare, selezionare l'apposita voce per lo spegnimento completo che invece chiude tutti i programmi aperti, stacca i dati, eccetera. Vi farò sapere sul blog se ci saranno novità in merito.
Già che parliamo di mobilità, vi consiglio assolutamente di acquistare un case per portarla con voi. Il case ufficiale di Nintendo che ho qui è secondo me realizzato molto bene, perché oltre a sembrare sufficientemente resistente agli urti, anche se non è duro, all'interno è ricoperto di un materiale soffice antigraffio, ma soprattutto ha questo inserto che consente di inserire cuffie e cavetti e fino a 5 game card, ma in particolare, se posto a triangolo, consente di sorreggere la console. E perché secondo me è una funzionalità importante? Perché il kickstand di cui è dotata la Switch è secondo me un po' troppo traballante e non dà molta fiducia, soprattutto non può essere utilizzato su superfici morbide perché non sorregge il peso della console. Con questa soluzione invece non solo proteggerete il dispositivo durante gli spostamenti, non solo potrete infilarci dentro la console, cavi, cuffiette e game card, ma in più potrete anche usarla come kickstand molto più valido di quello in dotazione. Giochi. La lineup a marzo 2017, come già analizzato nel mio precedente focus, consta di poco, 4-5 titoli più corposi e diversi indie, o nindi come li chiama Nintendo, i quali però sono disponibili solo in digitale. Per il 2017 sono previsti praticamente un gioco da sviluppatori indipendenti a settimana ed una serie di titoli più importanti, circa uno ogni mese o mese e mezzo. Diciamo che il lancio della console in questo periodo dell'anno appare un po' come per anticipare le mosse dei competitor, ma soprattutto come un beta test di un prodotto che è completo dal punto di vista hardware, ma che deve limare ancora alcune cosette dal punto di vista software e che sarà probabilmente completo al 100% in autunno. Ad oggi manca infatti tutta la gestione del multiplayer online, che arriverà al completo solo nei prossimi mesi, a pagamento, con anche altri servizi aggiuntivi, mentre è già pronto il multiplayer in locale, così come c'è ed è molto curata tutta la parte del filtro famiglia o parental control, per il quale è disponibile anche un'app per controllare l'uso della Switch da remoto. Personalmente i titoli che aspetto con più ansia sono Mario Kart 8 Deluxe, Splatoon 2 e Super Mario Odyssey, ma spero che gli sviluppatori di terze parti decidano di supportare con sostanza la console. Lo spero davvero tanto, sarebbe un peccato altrimenti, anche perché una cosa che personalmente adoro sono i Joy-Con. Per me sono il vero punto di forza della console e non c'è niente del genere nella concorrenza. La loro natura mutevole, la possibilità di essere utilizzati in tanti modi differenti, in condivisione, sono davvero uno spettacolo e possono dar vita a modalità di gioco ancora inesplorate grazie all'HD Rumble e a tutti quanti i sensori che integrano. La loro batteria poi sembra quasi infinita, non è mai scesa sensibilmente nonostante io abbia invece ricaricato la console già almeno 4-5 volte. Eh sì, perché la sto utilizzando principalmente in modalità portatile a causa di Zelda. Ma su Zelda, in particolare, ho intenzione di fare un video dedicato. Quello che penso è che titoli come questo, così immersivi e fondamentalmente da vivere e a cui dedicarsi quasi intimamente, rendono molto più modalità portatile vicino a noi piuttosto che sparati sul grande schermo. Non so se ho reso l'idea, ma su questo aspetto ci tornerò sicuramente in futuro. Che altro dire? Al momento sono davvero soddisfatto della Switch. Bel display, ottimo audio, costruzione impeccabile, a parte il pixel danneggiato, modalità di interazione rivoluzionaria via Joy-Con e duplice natura di console portatile e domestica. Di contro una lineup di giochi che deve ancora crescere e alcune cosette da sistemare lato software. Insomma, c'è da aspettare, ma sono sicuro che Nintendo farà di tutto per supportare la Switch e forse anche le terze parti. L'impressione che ho avuto è che il produttore nipponico abbia voluto concentrarsi verso una cerchia ben definita di utenti, i cosiddetti young adult, che negli ultimi anni si sono un po' allontanati dal mondo dei videogiochi e sono stati catturati più che altro dalla rivoluzione mobile. Beh, in essi personalmente ci ricado in pieno e per quanto mi riguarda l'obiettivo è stato centrato completamente. Ora bisogna soltanto seguire e far crescere il prodotto nel miglior modo possibile, se lo merita tanto. Un appunto, se non siete impazienti di provare Zelda, l'unico vero titolone di rilievo al momento, oppure sì, lo volete ma possedete già una Wii U, beh, forse può convenire attendere ancora un po' prima di acquistare la Switch, così da capire come e quando saranno colmate le attuali lacune, soprattutto il multiplayer e il discorso della Virtual Console. Altrimenti avete il via libera, acquistatela pure. E voi che ne pensate della Switch? Secondo voi Nintendo ha creato un gioiellino oppure non andrà molto lontano? L'avete già comprata? Aspettate che sia Natale? Fatemi sapere e ditemi la vostra nei commenti. E se ho dimenticato qualcosa, scrivetemi e date un'occhiata anche agli articoli che ho pubblicato sul blog e che trovate linkati in descrizione. Se vi è piaciuto il video lasciate un bel like e se ancora non l'aveste fatto iscrivetevi al canale attivando le notifiche per essere subito avvisati quando pubblicherò altri focus sulla Switch, sui giochi e tutti gli altri video che arriveranno. Alla prossima, ciao!